Fujiwara Takuya è un artista che mi piace moltissimo, che presenta quest'opera molto particolare, singolare, un'opera in cui vedete queste maschere. Maschere che già sono racchiuse all'interno di una scatola, queste sono praticamente le due ante che si possono chiudere in una scatola. Quindi una scatola che si apre e che cosa presenta? Presenta maschere. Questo è un messaggio fortissimo, prepotente, che dimostra come all'artista interessi parlare dell'identità, un'identità che in una società come la nostra è spesso alienata in virtù dell'immagine, della superficie, della superficialità, di queste immagini che si distruggono, si consumano in pochissimi attimi sui social e che non permettono di soffermarsi su quella che è la vera essenza della persona. Maestro Takuya ci invita ad oltrepassare questo strato apicale dell'immagine, questa superficie, per scavare all'interno della persona, all'interno di quella che è la personalità, l'essenza di chi abbiamo di fronte. Maschere che talvolta sono le indossiamo quando interpretiamo i vari ruoli che abbiamo all'interno, ciascuno di noi all'interno della nostra vita. Mi riferisco al ruolo di figlio, di padre, di marito, di amico, di moglie, di lavoratore, di lavoratrice. E però ci sono anche maschere che vanno a coprire inganni, ci sono persone dal bel sorriso che però nascondono secondi fini che non sono positivi, che non sono puliti. Ecco quindi che Fujiwara Takuya ci presenta quest'opera che vedete anche molto appariscente, molto simpatica, bella, colorata, vivace, con cui però riesce a trasmettere un messaggio molto profondo, che parla della vita, parla di filosofia e parla della società umana. Fujiwara Takuya.